Ciao a tutti e bentrovati per la nostra diretta settimanale in compagnia della sposa, i nostri 10-15 minuti in compagnia con le cose che vi racconto dedicate alle future spose e comunque a tutti gli amanti del wedding. Come state? Come va? Allora, qua il clima ovviamente sta diventando autunnale, per cui un po' più freddino, però col caldo che abbiamo avuto penso sia anche un balsamo, no? Un po' di aria fresca. Cosa state facendo voi adesso? Io sono nel mio salottino che trasmetto, vi aspetto, e sto perdendo un po' di tempo perché chiaramente come sempre c'è bisogno di un attimo perché le persone si colleghino in diretta, infatti vedo le prime persone che stanno arrivando, e vi saluto, vi ringrazio fin da ora per il tempo che dedicherete a vedere la sposa in pelle, a stare in mia compagnia. Per me stare in vostra compagnia è sempre estremamente piacevole e vi chiedo anche di condividere la diretta, di mettere i vostri like, di fare delle domande se siete delle future spose e avete delle curiosità da togliervi. Sono qua apposta, la fata madrina è a vostra disposizione per rispondere a tutte le i quesiti che vorrete pormi. Guardate come sono forbita, come sono brava. Intanto mi metto gli occhiali perché vedo che cominciate ad arrivare. Saluto Elisabetta, Benito, c'è anche un uomo, poi non vedo altro, ho visto altre persone con le ma sono scorse verso l'altro e non riesco a vedere i nomi. Niente, comunque adesso man mano che insomma vi vedo, vi saluto anche, e a volte perdonatemi se perdo qualcuno perché magari sto parlando eccetera eccetera, se no perdo il filo del discorso, e comunque ecco, vi do il benvenuto ed entriamo così nel vivo della puntata. Allora, oggi una puntata a cui tengo tantissimo, nel senso che il tatuaggio è una cosa che a me piace da impazzire. Non ho mai avuto il coraggio di farmene uno, ma non è mai troppo tardi. Vi confido un segreto. Allora, io ho sempre avuto il desiderio di farmi appunto questo tatuaggio piccolino e da un po' di anni vorrei farmi un'araba fenice, no? Proprio per il significato profondo che ha questa figura mitologica che risorge dalle sue ceneri. Quando ci sono dei cambiamenti nella vita importanti, bisogna celebrarli. Io vorrei farlo con un tatuaggio, però non ho ancora avuto il coraggio. Per cui insomma prima o poi forse farò il grande salto. Allora, vi dicevo, questo l'argomento della puntata è la sposa tatuata: nascondere il tattoo oppure metterlo in risalto. Allora, quello che vi voglio dire, intanto come mi è venuto in mente di fare una puntata su questo argomento, dovete sapere che qualche anno fa mi capitò in atelier una sposa che aveva un tatuaggio e aveva a vederla insomma a provare l'abito la mamma, la cugina e non so chi, erano due o tre persone, ma la mamma non sapeva che lei era tatuata, per cui è stata un'acrobazia. Cioè abbiamo dovuto fare veramente le acrobazie per mettergli i vestiti, toglierli, perché non è che la potevamo far andare in un'altra stanza e cose del genere, e assolutamente lei non voleva che la madre vedesse il tatuaggio. Purtroppo in questi togli e metti invece qualcosa è sfuggito, per cui è successa una tragedia. Ragazze, insomma, se vi fate un tattoo la pelle è vostra, io penso che i vostri genitori dovranno, anche se non sono d'accordo, accettare la cosa, anche perché insomma il tatuaggio è vecchio come il mondo, nel senso che l'uomo ha sempre usato tatuare, adornare il proprio corpo con disegni, sia dipingerlo ma che proprio farsi dei tatuaggi. Questo è sempre fatto dalla notte dei tempi. Purtroppo il retaggio dei tatuaggi non è dei migliori, perché quando fino a qualche anno fa in cui non era diventato di moda tatuarsi, avere un tatuaggio non era proprio sinonimo di essere uno stinco di santo, diciamo. Era una cosa che prevalentemente facevano i marinai oppure le donne, diciamo, non proprio serissime, ecco. Invece al giorno d'oggi il tatuaggio è stato riscoperto, e il tatuaggio ha un significato profondo, perché le persone che scelgono di tatuarsi generalmente lo fanno con dei simboli
articoli che appunto ricordano loro particolari avvenimenti, come io prima che vi dicevo dell'Araba Fenice, perché per me ha un significato particolare ed è legata ad una fase molto importante della mia vita, legata anche a una fase molto importante della mia maturità, e per cui ecco, chi si tatua generalmente lo fa tatuandosi appunto dei simboli, il nome delle persone amate, delle figure che gli ricordano determinati avvenimenti, determinate cose in determinati punti, perché anche dove ci si tatua ha un significato, psicologicamente vuole proprio dire qualche cosa, per cui ecco, il tatuaggio alla fine può piacere o non piacere, però è una cosa di, diciamo, di un valore profondo per chi se lo fa. Io intanto saluto tantissimo Rebecca di Sposiamoci Risparmiando, Rebecca Riparbelli, sono contributor per Sposiamoci Risparmiando, che è un blog splendido, tutte le spose lo devono andare a vedere perché merita, e poi ci scrivo anch'io, per cui un motivo in più. Saluto Rachele, Aurora anche, ciao Aurora, come stai? Aurora un bar meraviglioso, il bar Aurora appunto qui a Bologna, ed è, fa delle cose squisite, per cui insomma anche Aurora è qua che mi guarda e mi manda un bacio gigantesco. Allora, vi stavo dicendo che il tatuaggio, un ciao anche a Luigi a proposito, perché non potrei non salutare il grande Luigi che è un affezionato e mi segue tutte le puntate. Allora, continuavo dicendo che appunto i tatuaggi hanno un significato molto profondo per chi se li fa. Tra l'altro, non so se sapete che vanno fatti sempre in numero dispari, mai in numero pari, per cui o uno o tre o cinque, eccetera eccetera. Poi il gusto è insomma ad personam, nel senso che ognuno ha il suo. A me comunque personalmente piacciono tantissimo, per cui come si può forse leggermente capire, non sono a favore del coprirli neanche quando si tratta di una sposa. Allora, chiaramente i tatuaggi se li fanno donne e uomini, per gli uomini non è un gran problema, ma per le donne, quando si apprestano alle nozze e ad indossare l'abito bianco, purtroppo questa cosa non sempre viene vissuta bene, magari anche dalle mamme, no? Che preferirebbero che le figlie coprissero il tatuaggio o i tatuaggi, poi se sono molto tatuate magari non ne parliamo, poi ci sta che ci sono invece anche mamme, come potrei essere io. Se io ho un figlio maschio e non è tatuato, però non è che mi sconvolgerei se lo facesse, ecco, per cui lì bisogna un attimo giostrare. Allora, Rebecca mi dice che ne ha uno sul piede, ha un fiore di loto, simbolo di purezza, illuminazione e spiritualità. Rebecca, spettacolare, potrei anche decidere di lasciare l'Araba Fenice per il fiore di loto, perché queste cose le sento proprio molto mie, molto vicine, l'illuminazione, la purezza, la spiritualità, meglio di così, è bellissimo sicuramente, allora mi immagino. Allora procedo dicendo appunto che l'amletico dilemma è: coprire i tatu o no? Allora, l'Alessandra Cristiani fatta madrina vi dice assolutamente no, orgogliose dei vostri tatuaggi e proprio andatene fiere, diciamo c'è anche il modo di coprirli, perché ci sono dei fondotinta molto 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 forti che ottengono questo risultato. Però per quello che riguarda me, allora innanzitutto dipende un po' dalla grandezza e dalla posizione del tatuaggio, perché ci sono tatuaggi che sono fatti in punti che mettendo l'abito si nascondono in automatico, per cui il problema non sussiste. Il bon ton in realtà dice che se ci si tatua il tatuaggio deve essere piccolino e in una zona nascosta, però si sa che qui il bon ton con i tatuaggi c'entra veramente molto poco, almeno per quello che penso io. Infatti quello che vi dico, che è l'alternativa proprio che per me è più giusta, è quella di metterlo in risalto. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire scegliere un abito da sposa che sia a tono, un po' con i colori, con il tipo di tatuaggio, perché tanto una donna che si tatua è sicuramente una donna volitiva, una donna che sa quello che vuole, una donna coraggiosa anche, perché tatuarsi, ragazzi, fa male. Io non l'ho mai provato, ma sono convinta che faccia male, per cui, anzi me l'hanno detto, poi lo so, insomma è evidente, per cui insomma sicuramente una donna che amerà un abito da sposa.
sposa, e una volta vidi una trasmissione in TV, non mi ricordo dove l'ho vista, dove c'era una stilista che appunto, trovandosi davanti a una sposa con un tatuaggio, dopo averle fatto provare 2-3 modelli, trovò un abito molto adatto a lei, un abito grintoso con un bustier steccato, delle stringhe, era bianco e grigio credo, e poi gli mise un coprispalle, perché il tatuaggio questa sposa l'aveva esattamente dietro al collo, qui dove c'è l'osso praticamente del collo dietro, e lei gli mise un coprispalle di tulle trasparente, per cui il tatuaggio si intravedeva, e sul tulle appuntò dei ghirigori di pizzo intagliato, sempre grigi e bianchi, che erano a tema con l'abito, che riprendevano un po' questo tatuaggio. Insomma, ragazze, vi posso garantire di grandissima eleganza. Io non mi ricordo la stilista e la trasmissione, però vi garantisco che il risultato fu una cosa veramente strepitosa. Per cui ecco, io sono per questo diciamo così, modo di valorizzare i tatuaggi anche con l'abito da sposa. Benissimo, poi posso dirvi, io faccio un po' fatica a vedere una sposa tatuata vestita proprio di bianco, tutta quanta bon ton eccetera. Io penso che il tatuaggio faccia parte proprio del carattere della persona, come tutte le cose, anche l'abbigliamento normale, no? Quando si va in giro normalmente non vestite da sposa, chiaramente ognuna di noi ha un suo stile, ha abiti che sente particolarmente suoi, idem con le scarpe, gli accessori eccetera eccetera. Bene, per l'abito da sposa è la stessa cosa, deve avere dei requisiti, essere sicuramente farvi sentire a vostro agio, farvi sentire bellissime, ma la cosa più importante, credetemi, è che sia vostro, che lo sentiate vostro e che esalti la vostra personalità, chiaramente in accordo con lo stile della cerimonia e quant'altro, insomma. Per cui un consiglio che io vi do, che do sempre, è di scegliere un abito da sposa veramente che vi rappresenti, anche se magari a chi vi accompagnato non piace. Dovete avere proprio il coraggio delle vostre decisioni, perché se voi sentite vostro l'abito che avete addosso, l'abito da sposa, anche se non piace a nessun altro, credetemi, sarete meravigliose, perché lo porterete proprio nel modo migliore, e lui vi darà risalto e voi lo metterete a risalto. Per cui ecco, questa è una piccola raccomandazione che vi fa la fatta madrina. Benissimo, per cui a questo punto anche la puntata di questa sera è terminata. Io mi auguro che l'abbiate trovata interessante, che i miei suggerimenti vi siano stati utili. Mi auguro anche che siate concordi con me nel non nascondere assolutamente i tatuaggi, anche perché in molti casi sono vere e proprie opere d'arte. Io ho visto tatuaggi meravigliosi e recentemente in piscina ho visto una ragazza che aveva una geisha tatuata sul fianco, lei era in due pezzi, credetemi, sembrava che si dovesse staccare e venire fuori, c'aveva anche la profondità, era una cosa meravigliosa, ero incantata a guardarla. Per cui insomma, assolutamente a favore dei tatuaggi. Perfetto, io salutandovi comunque vi ricordo che se volete rivolgervi alla fatta madrina il momento è proprio adesso, nel senso che prima ancora di cominciare a girare per cercare il vostro abito da sposa, prima ancora di diventare pazzi al computer e confondervi le idee, se chiamate la fatta madrina al 324 0925 124, potrete avere delle preziosissime indicazioni per trovare l'abito da sposa giusto per voi, ma soprattutto rispettare il vostro budget. E questa è una cosa che piacerà in modo particolare a Rebecca di Sposiamoci Risparmiando. Per cui ricordatevi 324 0925 124, senza impegno mi potete chiamare, fatemi tutte le domande del caso e poi eventualmente ci potremo accordare per che io possa farvi la mia consulenza. Poi che dire ancora? Mettete mi piace e like a questo video, e se volete anche alla mia pagina Facebook, io metto sempre il mio link, così potete farlo in
velocità perché ce l'avete proprio lì. E poi il mio libro Matrimonio in vista, sì, zen, così l'agitazione prematrimoniale se ne va assolutamente più veloce della luce. E poi basta, gli sport sono finiti, ho finito. Intanto mi guardo perché qua vedo Luigi che mi fa dei cuoricini, le rose. Allora, niente, vi dicevo appunto che con questo termino voglio fare come sempre, come tutte le settimane, le mie congratulazioni, augurare un mare di fortuna, una pioggia di fortuna a tutte le coppie che si sposano in questo weekend. Saluto tutti voi che mi avete seguito e vi ringrazio tantissimo per i vostri messaggi e per la vostra presenza e per il tempo che avete dedicato anche questa sera a vedere La Sposa in Perle. Vi aspetto il prossimo giovedì sempre alle 18:30, nuovo argomento, quale sarà non lo so neppure io, perché me li trovo di settimana in settimana, anche perché magari mi vengono in mente delle cose carine, interessanti, eccetera, per cui sorpresa sorpresa. Benissimo, io vi mando un bacio, un abbraccio gigantesco e ci vediamo la prossima settimana alle 18:30 come sempre con La Sposa in Perle. Ciao a tutti.